Ma i sovranisti e i nazionalisti che cosa vogliono? Indebolire l'Unione Europea? Credono di rafforzare i loro paesi presi individualmente? Avranno temporaneamente un obiettivo in comune che è quello appunto di indebolire l'Unione Europea, ma supponiamo che poi riescano addirittura a eliminarla. Cosa fanno i nazionalismi? In Europa, quello che hanno fatto per secoli, e cioè non sarà oggi, non sarà domani, ma senza meccanismi di stretta unione, di stretta cooperazione, le nazioni che vengono eccitate, le singole nazioni dai nuovi nazionalismi, finiranno per avere conflitti tra governi, conflitti tra popoli e sappiamo che cosa succede nella storia in questi casi?